Ico, serata di gala, bell'ambiente, Lions Club, Banca degli Occhi. Parla tu. Banca degli Occhi è un partner dell'Oxen da diversi anni ormai, quindi a dimostrazione che l'attività dell'Oxen è rivolta soprattutto al sociale, al mondo, diciamo, quello utile, gli investimenti che servono. La Banca degli Occhi poi attraverso il Lion è sempre stata un nostro partner e sono anche amici. Bisogna anche dire che trovare sinergie e collaborazioni in un momento difficile come questo è fondamentale. Allora, quando siamo con l'amico Lanzone c'è sempre qualche cosa di misterioso. Tu sei arrivato ieri da Madrid. Sono in viaggio da un mesetto circa, prima New York, Canada con Sportacol, quindi commissione del CIO, per portare a Genova, Rapallo e Luano i Combat Games nel 2015. Stiamo lavorando in sinergia con i comitati olimpici internazionali per cercare di avere dei grandi eventi sul nostro territorio. Gli sport da combattimento ovviamente sono quelli più vicino a noi come realtà e come nascita, perché insomma la Liguria ha partorito gran parte degli sport da combattimento come la Savate, come il Judo, come il Jiu-Jitsu, quindi stiamo investendo soprattutto su questo settore come regione, come anche comuni, amministrazioni locali. Da Madrid invece una cosa, preparazione olimpica, quindi 2012, sabato e domenica sarò a Londra proprio a Villaggio Olimpico perché porteremo tutte le squadre, io sono incaricato di portare due squadre, quelle della Grecia e del Senegal, quindi insieme a un tecnico senegalese che è ormai genovese. Che l'abbiamo conosciuto. Esatto, Gheio Senko, l'olimpionico del 1984, quindi un personaggio particolare anche lui. Anche questa dimostrazione che la Liguria non sta ferma e va avanti con i propri tecnici, con la voglia di fare e di portare qualcosa. Quindi presenza a Londra 2012 e penso che sarà sicuramente un'Olimpiade fantastica. Parliamo di qualche cosa un po' di particolare con te. Cioè, tu vedo che ti dai tanto da fare per tutto quello che riguarda la solidarietà, le arti marziali, e chi più ne ha più ne metta. C'è la possibilità di fare qualcosa in più? Ci vorrebbe più solidarietà, ci vorrebbe più partecipazione da parte degli enti, dei commercianti, della città stessa, o a te va bene così? No, sicuramente. Non bisogna dimenticarsi, in un momento di grande difficoltà è sicuramente lo sport è quello che soffre di più, quindi lo sport nel senso completo del suo termine, l'attività giovanile, quindi non solo l'attività dei professionisti, quindi olimpiadi o manifestazioni, ma soprattutto l'attività giovanile, l'attività rivolta a quelle fasce deboli. È ovvio che quando si parla di chiusure, di investimenti, di grande trasversalità, problemi bancari e di un periodo di grande recessione, lo sport probabilmente rimane l'ultima ruota del carro, come purtroppo sempre. Allora è giusto che si capisca il vero valore dello sport, quello che lo sport porta, che non sono solo medaglie e atleti, ma invece l'attività rivolta, giusto come oggi, Banca degli Occhi, attività per i bambini, attività per chi ha bisogno, cercare di utilizzare lo sport come veicolo di trainante per cercare di fare qualcosa di positivo, soprattutto portando via, riqualificando quello che è il tessuto sociale, e quindi per fare questo c'è bisogno di aiuto di tutti. Le amministrazioni sono deboli e proprio in questo periodo il commerciante, tutto il mondo dell'imprenditoria deve investire, a mio avviso, nello sport, non perché ovviamente sia ma è un grande elemento che non può scomparire dalla nostra società e è attualmente in grave difficoltà. Ma meno male che c'è Lions, perché è vero che ci sono tanti grossi personaggi questa sera, di conseguenza siamo in buone mani. Senz'altro, Lions ha dimostrato in tantissimi anni, poi Genova c'è stata da poco la conferenza annuale, il congresso annuale, quindi a dimostrazione che Genova è attiva, il Lions Club di tutto il territorio genovese ligure sono attivissimi e devo essere proprio sincero, collaborano con tutte le istituzioni, con le associazioni in maniera splendida, perché investono tante risorse e danno la possibilità di fare qualcosa veramente di positivo. Ringraziamo l'amico Lanzone. Grazie.